Ragazzuoli, prima di iniziare il video vi invito a cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e rimanere sempre aggiornati. Grazie e buona visione. Oggi ragazzi vi spiegherò come inserire la doppia mano su Minecraft. Buona visione. E bella torre sulle bentornati in questo nuovissimo video, sono Chris177 e siamo oggi ragazzi con un nuovissimo video. Oggi vi spiegherò come inserire la doppia mano grazie all'utilizzo delle mod. Grazie appunto a questa mod potrete modificare l'oggetto tenuto nella seconda mano e potrete mettere qualsiasi cosa. Naturalmente ragazzi è una specie di anteprima di come poi sarà la doppia mano, quindi se ci volete provare anche voi vi assicuro che è una cosa davvero davvero molto divertente e potrete turbare i vostri amici con questa cosa. Guardate in alto praticamente il mio omino quando corre proprio alla doppia mano e addirittura potete fare questa cosa davvero davvero figa. Guardate, poi potete picchiare. Logicamente non si potrà utilizzare per colpire gli avversari, però potrete utilizzarla come appunto qualsiasi tipo di cosa. Potete andare in giro, potete utilizzare un arco, fare cose molto molto fighe. Ora però vediamo insieme come si fa. Prima cosa da fare ragazzi, create un nuovo mondo come al solito, lo chiamate come volete, in questo caso lo chiamiamo mano, lo chiamiamo mano, scritto proprio come ci viene, indifferente, creativa, difficoltà facile, altre opzioni mettete super piatto e mettete privilegi dell'host, semplicissimo, creativa, facile, super piatto, privilegi dell'host e avviate la partita in modalità offline, mi raccomando. Tutto questo procedimento andrà fatto da Minecraft PlayStation 3, perché come ben sapete le mod per il momento sono solo appunto da mettere attraverso il computer e quindi su Minecraft PlayStation 3. Una volta che si è creato il mondo appunto dovremo settare lo spawn, semplicissimo, e prendere in mano una freccia. Niente di più semplice. Ok, una volta spawnati e che si è creato il mondo, rapidamente ragazzi prendete un letto, lo piazzate per terra, impostate la notte, settate lo spawn e aspettiamo il giorno. Se volete vedere comunque questo procedimento molto più lento per capirci meglio, trovate il video qua sopra che vi spiegherà tutto il procedimento. Ok, una volta settato lo spawn prendete in mano una spada normale di qualsiasi tipo come volete e una freccia. Ora vi spiego perché. Perché la freccia la dovrete inserire nella seconda mano, quindi teniamo in mano una spada e una freccia. Vi mettete in una posizione che vi potete ricordare, magari rompete anche qualche blocco per ricordarvi sempre di più. Ok, teniamo in mano la nostra spada, salviamo, salva ed esci, fine. Prendete una chiavetta, inseritela nella porta USB della PlayStation e andate in questa zona. Ok, una volta usciti dal gioco, ragazzuoli, andate su utilità dei dati salvati PlayStation 3, cliccate e aspettate che si carica. Vedete che avete, c'è il vostro mondo con scritto mano o quello che avete scritto, triangolo, copia e lo copiate nella vostra chiavetta. Una volta copiato nella chiavetta, ragazzi, la potete rimuovere e inserirla all'interno del vostro computer per fare il secondo step. Ok ragazzi, una volta arrivati appunto a questo procedimento, quindi appena avete fatto il mondo e l'avete salvato, arriviamo sul PC e aprite MCC Tool Chest. Se non avete questo programma lo trovate in descrizione, scaricatelo. Se volete sapere meglio come si usa trovate il link in descrizione su come moddare Minecraft. Procediamo, quindi apriamo MCC Tool Chest, andiamo su File, Save Explorer e apriamo la nostra chiavetta che abbiamo inserito, si aprirà in automatico. Detto questo cerchiamo il nostro mondo con la scritta mano, scritto storpia, come l'abbiamo detta prima, eccola qua, mano, eccolo qui, l'avevo già fatto prima un esperimento. Doppio clic si aprirà il vostro mondo. Detto questo non guardate nient'altro che players e il vostro nome. Una volta che sarete appunto andati su questo posto qui, vi basterà semplicemente fare una cosa. Ora apriamo in grande così voi leggete meglio, quindi players, vostro nome e si aprirà questa zona. Da qui andate su inventory, che sarebbe il vostro inventario, fate più, andate dove c'è Minecraft Arrows, che si sarà appena aperto, che appunto sarà l'ID delle vostre frecce, cliccate e vedete che c'è ID Minecraft Arrows. Noi lo dobbiamo cambiare in quello della spada, quindi andiamo un pochino più sopra, vedete che c'è la spada. Prima abbiamo messo una spada diamante, a questo giro mettiamo una spada d'oro, quindi clicchiamo su Minecraft Golden Sword che abbiamo inserito nell'inventario prima, doppio clic, copiate questo ID, facciamo ok, ritornate dove ci sono le arrows qui, doppio clic su ID Minecraft Arrows, cancellate e tasto destro incolla, ok, fine, andate qui in alto sul floppy, salva, finito.
togliete la chiavetta e ci rivediamo sulla PlayStation. Ok ragazzi, siamo tornati sulla Play, abbiamo fatto tutto il procedimento. Se non avete capito qualcosa, tornate un po' indietro e guardate tutto. Mettete di nuovo la chiavetta sulla vostra console, cliccate di nuovo qui, ma entrate dentro la vostra chiavetta, dispositivo USB. Una volta che siete entrati, cercate il vostro mondo con scritto mano, o comunque lo riconoscete dall'immagine. Ecco qui che abbiamo rotto il nostro blocco, ecco qua, mano. Copia, dirà che esiste già, voi dite sì, che lo volete sovrascrivere. Sì, sì. Perfetto, lui ci sovrascrive il mondo e lo andiamo ad aprire insieme. Ok, si è aperto Minecraft, apriamo il nostro mondo e verifichiamo che il modding è stato effettuato correttamente. Molto, 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 molto semplice. Ed una volta appunto entrati nel mondo vedrete che abbiamo la nostra spada d'oro nella seconda mano. E da qui invece possiamo mettere la spada che vogliamo. Detto questo ragazzuoli, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Condividete con questo video con tutti i vostri amici per appunto fargli vedere che voi avete la doppia spada. Fategli anche vedere appunto, spaventateli magari facendogli dei troll, facendogli vedere che voi avete la doppia mano che funziona mentre loro no. Condivideteli questo video, fategli sapere come funziona, anche perché potrebbero patcharlo subito, oppure appunto aspettiamo questo maledetto aggiornamento, che ricordiamo nel prossimo aggiornamento non ci sarà il combat update, quindi noi ce la caveremo così. Detto questo ragazzi, passate su Telegram per lo spoiler, perché sta arrivando una cosa molto molto bella. La potrete vedere intera su Telegram. Io vi ringrazio ancora tantissimo e noi ci becchiamo nel prossimo video. Bye!